La ciurma, qui Mazze Tesse, ben ritrovati in questo video di Sid Meier's Pirates. Ragazzi, sono terribilmente frustrato. C'è qui con noi Marco 88. Marco 88, dici Questa volta qualcosa stai di... registrando. Stai registrando? No, come Marco prima. vi ha già spoilerato tutto. Niente, perché ti ho detto solo che hai registrato qualcosa La, senza la, averlo registrato. ragazzi, tipo 30 minuti di video di Pirates in cui abbiamo salvato la zia e abbiamo trovato una mirabolante città inca che ci ha fruttato 50.000 pezzi d'oro. E puff, non stava registrando un fico secco, non ha registrato nulla, nulla, nulla. Ho parlato come uno scemo da solo per 30 minuti, tipo. E quindi niente, belli, questo è l'aggiornamento. Non è stato assolutamente citato, anzi c'è Marco 88 come testimone qua. No? Che è Sì. testimone del fatto che è stato fatto tutto legit. Missione città perdute. Una Inca e boh, ci manca un parente stretto. Smarrito, che dovrebbe essere il padre. Quindi direi di andare a cercare il barone Raimondo, che l'ultima volta era stato visto, se non sbaglio, a Santiago forse. Aspettate che ce l'abbiamo qua. Barone Raimondo era stato visto a Santiago. Perfetto, allora andiamo in direzione di Santiago nel frattempo e vediamo come la va. 50 uomini circa hanno disertato, portando via una barca perché erano troppo arrabbiati con me. GG. E nonostante avessimo comunque 12.000 pezzi di oro, non erano soddisfatti a sufficienza e allora si sono incavolati alla grande. Ora abbiamo parecchi soldi per fortuna e quindi si è risollevato il morale della ciurma. Vediamo se riusciamo a salvare anche lo zio prima di dover... No, lo zio, il padre, credo che manchi. Così magari non dobbiamo sciogliere di nuovo la ciurma, speriamo. Sta diventando davvero troppo rapida come cosa. Cioè, la ciurma se ne va via in un batter d'occhio. Cioè, proprio... Puff! Puff! Devi scioglierla rapidissimamente, altrimenti... Sono incavolati a bestia. Siamo andati giusti? No, stiamo andando troppo in su. Dobbiamo andare in qua. Sì, ti aspettiamo. No, non ti preoccupare, ti aspettiamo. Quindi, ragazzi, credo che non durerà ancora a lungo la serie. Anche perché comunque abbiamo già fatto più di 20 episodi su questo titolo. Credo che le dinamiche le abbiamo viste abbastanza tutte. Forse abbiamo visto poco la dinamica della conquista delle città, diciamo, e la dinamica degli amori. Però forse sarebbe meglio da fare per un'altra partita. Ma ora come ora credo che questo titolo l'abbiate visto, l'abbiamo visto abbastanza a sufficienza. E quindi si potrà poi optare per una nuova serie. La nuova serie è che sono ancora un po' indeciso su cosa fare. Cosa farla, perché ho un po' di titoli, diciamo, nella libreria Steam che sono abbastanza interessanti, intriganti per fare un'altra serie che possa essere un successore di Pirates. Dubito che farò una serie su un altro videogioco di pirati, perché di videogiochi di pirati c'è un po' crisi, diciamo, a parte Assassin's Creed Black Flag, il 4, però io non apprezzo molto i titoli di Assassin's Creed. Mi hanno detto in realtà che i primi erano molto più belli, però non ho giocato i primi e non ho tantissimo interesse, diciamo, di provare i primi. Marco, tu ci hai giocato? No. No, io ho giocato un po' a Black Flag, un po' a Unity, ma dopo un po' mi rompe sta parte stealth. Sono troppo stealth e devi rifare magari la stessa missione 100 volte perché ti sgamano magari all'ultimo. E mi rende davvero il titolo odioso, non riesco a completarlo. E quindi ci perdo la pazienza, davvero. Non è una serie che mi esalti particolarmente.
Poi non è neanche un RPG, no? In cui magari puoi comprare degli oggetti, craftare delle cose. No, alla fin fine segui la missione, cioè delle animazioni carine, sì, quello è vero, però niente di che. Secondo me se a uno non piace tanto la componente stealth, non è così esaltante alla fin fine. Credo che forse possa essere più esaltante una cosa del tipo Far Cry. Magari come avventura un pochettino più intrigante, ma non lo so, non ho mai provato Far Cry, detto sinceramente, quindi boh. Quindi boh. E dicevo, come altri titoli di pirati c'è Pirates of the Black Cove della Paradox, che è medio, diciamo, è un po' come Pirates, non è quel titolone immenso. Là non c'è neanche l'abbordaggio, tra l'altro. Però è fatto abbastanza bene, da quello che ho visto. Poi ce ne sono altre, tipo boh, Lego Pirati dei Caraibi, che però costa un fracco per la vecchiaia che ha quel titolo. Cioè l'ho trovato solo tipo a 23 euro. E scusatemi ragazzi, ma 23 euro per un giochino così del genere non li vado a spendere. Cioè a me piacciono abbastanza i giochi Lego, però più di 5 euro direi che non valgono. Tu cosa dici, Marco? Posso spendere No. 20, 22 euro per un gioco dei Lego? No. Nonostante Marco, lo diciamo, è un grande appassionato dei giochi dei Lego. Dei Lego in generale, poi anche dei videogiochi, o no? Sì. Sto Che combini? facendo una rapina. Che mascalzone! Che delinquente il nostro Marco 88. È in inglese, quindi non capisco che fare. Ma stai giocando Payday 2? Sì. Ok. Io sto cercando di arrivare verso Santiago, ma naturalmente siamo sempre controvento, viaggiando controvento, quindi oh, ecco finalmente Santiago. Dai, ci 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 ci. Riusciamo a entrare a Santiago? C'erano con noi sti cannoni qua, ma che case? Allora, visitare la taverna. No, il mercante. Vendiamo un po' di roba, che siamo pieni di robaccia da vendere. Ah no, l'articolo di lusso siamo riusciti a venderli tutti. Vendo lo zucchero adesso da vendere. Wow, quanto zucchero. Dacci un sacco di soldi. Dacci tutti i soldi che hai. Dacci tutti i soldi. Blocks. Anche dei cannoni. Li paghi poco, ma abbiamo troppi cannoni. Teniamo 70 cannoni. Basta. Ah, non ha più soldi. LOL. Ho messo Dash. Ripariamo la nave qua. Ripariamo anche questa. Ripariamo anche questa. Ripariamo anche questa. Poi la vendiamo. Questa. No, non riusciamo a vendere quella. Salpiamo. Una cosa dobbiamo fare è andare in taverna a vedere se hanno delle notizie del barone Raimondo. Marchese de Montalbano. Ma non mi interessa il Marchese de Montalbano. Mi interessa il barone Raimondo. Lo so che ha un colpo. Ah, visto l'ultima volta a Santiago 12 mesi fa. Ma adesso dove sarà? Pff, non voglio degli inviti al ballo, ragazzino, eh. Ma io salpo, ma non so tanto cosa. Perché ce l'hanno con me gli spagnoli? Dannazione, non li ho picchiati tanto ultimamente. Sì, un po' sì, ma non troppo, dai. Visitare la taverna. Vediamo se hanno delle notizie del barone Raimondo. Marchese de Montalbán. Ma non mi interessa del Marchese de Montalbán, mi interessa del barone Raimondo. Montalbano sono. Usate di spade perfettamente bilanciate. Devi attaccare la velocità del fulmine. Sì. Salpiamo. Nessuno sa niente del barone Raimondo qua. Prova a vedere a casa Bianello. È possibile. Dannazione, ma continuano a avercela con noi, sti spagnoli del Kaiser. Stupidi uomini spagnoli. Vediamo cosa ci dice. Ah, oddio, gli spagnoli hanno messo una taglia sulla nostra testa. Oh, ma continua a parlare di Montalbano. Non me ne frega un Kaiser di Montalbano.
Sant'Eustatius, raccontami di Sant'Eustatius, va bene. Sarà un 19 appassionato dei uomini, no, polizieschi? vabbè. Aspetta, se vado dal governatore, cosa mi dice il governatore? Che mi ha messo una taglia sulla testa, qua mi dice. Ma non so ballare! Continuano a invitarmi a ballare, ma io non so ballare. Ma noi possiamo conquistare una città tipo quella là, un insediamento spagnolo. Possiamo conquistare, se noi andiamo fuori, cioè, tipo fuori, perché una volta ce l'aveva fatto attaccare proprio così a Muzzo. No, io non voglio, volevo salpare vicino, cioè, cascare vicino. Tipo, no. Perché è un insediamento, forse per quello. Ma non so dove andare a cercare notizie del marchese, del barone Montalban, sì, del barone Raimondo. Dove sarà il barone Raimondo? Chi lo sa? Proviamo Non a so, vedere qua. Qua viene c'è un lui. insediamento olandese, vediamo cosa ci dice. Vediamo, c'è pochissimo gente. Oh. Non me ne frega del marchese di Montalbano, me ne hanno già detto tutti. Barone Raimondo viaggia a bordo del galeone da guerra spagnolo Neptuna. Ok. L'ultima volta ho visto Santiago 14 mesi fa. Al nonno stiamo cercando adesso. Prolungherà la vita. Sì. Tanto credo che la serie sia quasi finita qua. Se troviamo su casa di Barone Raimondo, però in realtà è perché se non troviamo il Barone Raimondo siamo un po' nei guai. Cioè, è stato visto 14 mesi fa, ma due settimane da Santiago. Sì, ma no, così non va. Così non va. Abbiamo bisogno di trovare delle informazioni sul nostro caro nemico qua. Solitamente si rintanava su queste parti qua del sud della mappa. Però non è neanche detto. Non è detto proprio per nulla. C'è un mercantile inglese. Ma quasi quasi tiriamo giù un mercantile inglese. Ma sì, dai. Così gli spagnoli sono un po' più contenti. Perché sono in guerra con gli inglesi. Sì, ci hanno preso in piena qua. Banotte. Ah, si arrendono. Ok, prendiamo tutto. GG. Così magari gli spagnoli sono un po' più contenti. Qua c'è Port Royal. Magari però saranno scontenti Captain Kidd. Ma non voglio andare contro il Captain Kidd adesso. Hanno con noi? No, non ce l'hanno con noi gli inglesi. Meglio. Premieranno perché abbiamo tirato giù parecchi spagnoli ultimamente. Vediamo. Sì! Ammiraglio, grandioso. Monge messa sexy sta tipa, però. Oh, non ci ha invitato al ballo, per fortuna. Cosa mi dice questo? No, non voglio una testa rinsecchita. Stupido uomo, c'è uno stupido uomo qua che insulta la cameriera che fa delle avance. Ti faremo vedere noi le buone maniere. Ti insegneremo noi come si combatte, pezzente. Attacca estremamente veloce sto tizio, eh. Fortuna che siamo ancora abbastanza in forma perché altrimenti qua sarebbe stato davvero un problematico. Ce l'abbiamo fatta, grazie signora. Siete un tipo davvero audace. Ispaniola, Santa Marta. Non me ne frega un Kaiser. Sto cercando il barone. Ah! Marco, sai cosa mi dice questo? Del Marchese di Montalbán! Non me ne frega niente del Marchese di Montalbán! Dio.
Andiamo a vedere a sud, ma non lo so. Va a finire che chiuderò qua così. GG. Cioè GG Gio. Perché sto barone Raimondo, chissà dov'è. Chissà dove è finito. 14 mesi fa era là, ma. Una nave da guerra spagnola. L'equipaggio inizia ad essere un po' scontento perché mi ha speso parecchi soldi. Ma sono poi solo 3 anni che siamo in mare. Bei bimbi. Dei bimbi! Bei bimbi! Andiamo a vedere. Sarà da questa zona al sud, magari. Chi è sto qua che scappa? Sono degli inglesi. Rio della Acha. Ah, il nostro caro amico Rio della Acha. Modesta roccaforte inglese. Vediamo un attimo. Il mercante. No, cos'è il mercante? Ah no, sì, ho dello zucchero da venderti. Lol. Me lo paga niente, ma sempre meglio di nulla. Tanto la ciurma si arrabbierà comunque. Ho anche della roba? No. Maestro Dash, posso venderti la nave inglese che ho appena preso? Sì. Possiamo potenziare qualcosa? Quella, ma chi se ne frega. Taberna. Allora, vediamo qua cosa così ci dice. Una protezione durante i combattimenti. Sì, gli altri saranno scontenti, ma è comoda. Galeone mercantile spagnolo. Marchese Montalbano. Non me ne frega niente del Marchese Montalbano. Non me ne frega niente. Non me ne può frega de meno. Dai, bei bimbi, abbiamo 52.000 pezzi d'oro. Come potete essere scontenti? Dannazione. Diamo, dai, troviamo sto cavolo di barone Raimondo. Poi la chiudiamo con la pirateria. Eh? No, nel senso, prima troviamo il nonno. Poi dopo. C'è un insediamento spagnolo. Vediamo se sanno qualcosa del barone Raimondo qua. Taverna. E tranquillo. Marchese de Montalban, non me ne frega un Kaiser, una testa rinsecchita, non me ne faccio nulla, salpiamo. Sì, qua è pieno di pirati che però non valgono praticamente un fico secco, non. Non credo che valga la pena di andare a saccheggiare delle navi pirate se per caso poi abbiamo. Attacchiamo questi spagnoli, ma meglio di no perché ce l'hanno già abbastanza con noi. 101 uomini. Cribbio! Mica poco. San José. Quello? Al Marchese de Montalbano. Noi abbiamo bisogno del barone Raimondo invece. Però potremmo provare a tirare giù quel tizio e vedere se riusciamo a farcela. No, forse quando abbiamo finito tutto, eh. Vediamo un attimo, speriamo di avere. Ma Henry Morgan, non me ne frega un fico secco di Henry Morgan, io voglio sapere del. Ma cosa dici che il Marchese de Montalbano è là? L'ho visto in faccia. Raccontami tutto di Margarita, ok. Salpiamo. Il Marchese de Montalbano è qua. Io sto cercando il barone Raimondo. Porcaché, magari a Porcaché sanno qualcosa. Dici. Sapete qualcosa? Dimmi tu. Basta. E tranquillo. E lui mi venderà una testa rinsecchita. No, il cappello. Non me ne faccio niente del cappello, addio. Oh, schifoso pirata chi? Pezzente. Ragazzi, non si sta trovando un fico secco di niente qua. Taverna, voi sapete qualcosa? Il barone Raimondo aveva lasciato Margarita ed era diretto verso Cartagena? Sì! 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 Andiamo verso il barone Raimondo, verso Cartagena.
Era diretto verso Cartagena, ragazzi, quindi era in senso opposto al nostro. Perché non l'abbiamo ancora incontrato allora? Boh, però se non altro a Cartagena sapranno dirci qualcosa, credo. E lui? È il barone Raimondo! È il barone Raimondo! Eccolo, 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 eccolo! No, dove è andato? Non scappare, non scappare, non scappare! Ti piglierò, ti piglierò! No, dovremmo essere più veloci di lui, perché ci frega così? Come fa a scappare così in fretta? Ah, eccolo, 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 eccolo! Ragazzi, temo che per questo video possa essere tutto. Non lo ripigliamo più, non lo ripigliamo più. Che fine ha fatto? Che fine ha fatto? Era diretto verso Cartagena. Sarà già arrivato a Cartagena, probabilmente. Sì, sarà già a Cartagena da mo'. No mercante, no mercante, taverna. Dov'è il barone Raimondo? Puertobello. Oddio, se n'è già andato via. Vediamo se lui è da offrirci qualcosa. No. Boh, ragazzi, io lo inseguo. Vediamo se riusciamo a ricavarne qualcosa. Puertobello, ma sta andando veloce come non so che cosa. Cribbio. Qua dovremmo anche sciogliere la ciurma tra un attimo. Dov'è Puertobello? Stiamo andando in direzione giusta. New Hope. Non fermiamoci neanche un attimo. Puertobello. Nombre de Dios. E lui, questo qua? Sì, l'abbiamo trovato, l'abbiamo trovato. Possiamo chiudere il... Oh, non ho un cribbio di uomini! Perché ho così pochi uomini adesso? Ho troppe navi e poco equipaggio. Ce la faremo? Schivati tutti ammirevolmente. Ok, dobbiamo tirarlo giù in fretta, ragazzi, per forza. Per fortuna abbiamo le spade più bilanciate. Abbiamo ora anche il corpetto di ferro. Ok, dai, 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 dai. Ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Siete un maestro con la spada, vi rivelerò la verità che state cercando. Vostro nonno è tenuto prigioniero in una località remota. Questa mappa vi aiuterà nel tentativo di ricongiungere la vostra famiglia. Ok, non ne sapevo niente di più. Però detto questo, io ragazzi vi ringrazio per l'attenzione. Un sacco di pezzi di oro. Prendo tutto e ci vediamo nel prossimo video. Vi invito a lasciare un mi piace, a iscrivervi al mio canale se per caso non l'aveste già fatto. E a lasciare anche un commento. Ciao a tutti! Marco, saluti? Ciao. Oh, Ok. di racchetta. Ciao!